Nostra nota pugliese in questo musical, Oler, il proprietario del Moulin Rouge, sì. Impegnati in questo musical. Nathalie, il tuo personaggio, la protagonista? Il mio personaggio, Avril, diciamo, è la nota positiva, la nota buona, la nota romantica del Moulin Rouge, delle magie del Moulin Rouge, perché si sa che insomma il Moulin Rouge è un ritrovo di prostitute, insomma di balli, di donne senza nessun tipo di, così, di valori. Invece Avril si trova lì perché è nata lì, è cresciuta lì, lavora in questo locale, però sogna il grande amore incarnato da Ario Avecone nel ruolo di Daniel, e Ninì, che invece era Ramona Badescu, la mia antagonista, vorrebbe rubarmi il mio amato, e tra l'altro sono la nuova stella del Moulin Rouge, quindi le rubo anche quello che un tempo è stato suo, diciamo. Quindi è una storia anche molto commovente, il finale è commovente, è corale, c'è un bellissimo corpo di ballo, c'è Graziano che veramente sono orgogliosa di averlo con me in scena, perché è un artista Graziano, incredibile. Graziano, come dicevo, tu sei di Palagianello, sì, però ti abbiamo visto anche in altri musical, Notre Dame de Paris, sei stato nel Maresciallo Rocca, quindi insomma anche alto il nome della parte, Puglia. Una parte non molto bella, però mi hanno beccato subito, ero lo spacciatore, uno spacciatore di cocaina, mi hanno beccato subito. Beh, anche qui sei cattivello. Qui sono cattivello, diciamo che è il mio personaggio in questa opera, così, in questa opera musical, è il cattivo, ma alla fine il benefattore degli artisti, perché se tutti gli artisti avessimo dei proprietari di locali così, staremmo tutti bene, perché in qualche modo si fa raggirare, e quindi facendosi raggirare fa in modo che questo locale venga portato avanti, perché lui lo frequenta, lui va lì ogni tanto a cercare la più bella, cosa che non potrà avere al finale, perché non riesce a conquistare il cuore della meravigliosa. Però ecco, non resiste al fascino delle gambe, insomma, dei balletti del Moulin Rouge, come lui va lì per richiedere il suo locale indietro, viene abbindolato da tutte queste belle donne che lo circuiscono, e lui non ce la farà mai. Più che altro, come potergli dare torto? Non ce la farò mai a prendere né nella vita né nello spettacolo. Ah, ecco, perché anche nella vita, chi lo sa, insomma, una dichiarazione. Beh, io posso dire una cosa: io sono attratta dagli uomini che mi fanno ridere, che hanno talento, e Graziano, devo dire. Beh, scusate, io me ne andrei a questo punto, mi sento un po' più inutile. Non sai perché? Perché è talmente un playboy lui. Io lo vedo che lo vengono a trovare, fidanzate eccetera, che non mi fiderei mai di mettermi con uno come Graziano. Mi ero appena fidanzata. Ma per un uomo deve essere un po' dura stare accanto con una a me, molto ambita come te. Sì, ma tu dici che sono ambita, no? Sì, adesso va. Facciamo Maria, anche Maria non è male. Io in questo contesto, anzi, la ingaggiamo qui al Palatour. Adesso vado in scena anch'io, ballo e canto. Quando sono in Puglia io ti seguo sempre, seguo il telegiorno di Maria. Domani la buttiamo in mezzo alle ballerine del Moulin Rouge. Ricordiamo l'appuntamento venerdì e sabato, quindi le date sono 16 e 17 di novembre al Palatour di Bitritto, quindi venite alle 21, che è uno spettacolo bellissimo dove sia il pubblico più giovane che meno giovane può sognare una commedia divertente. Ultime battute per te, che hai fatto tanta televisione, com'è invece poi fare un musical? Guarda, io ho fatto soprattutto tanto teatro da 10 anni a questa parte, confrontandomi con classici, commedie eccetera. Ho provato. Ma consentimelo, ti ricordiamo anche sugli schermi di Telenor. Sì, è vero, come no, con l'aia, suoni e canti del Mediterraneo, che tra l'altro è stata un'esperienza bellissima, perché io adoro la pizzica in tutte le sue versioni. Per me la Puglia è piena di talenti, quindi veramente sono indubbiamente e quindi no, il primo giorno che ho fatto questo spettacolo, già dalle prove, provavo un'emozione incredibile, ho detto: io sono al posto giusto, il momento giusto, non vorrei altro nella vita. Il musical è la mia vita, quindi venite, perché veramente riusciremo a trasmettervi questa passione che abbiamo e a farvi sognare per 2 ore. Sono un po' invidiosa, fai il pugliese e chiama a teatro, insomma, i tuoi allora, fan. Allora, signori cari, voi lo sapete che noi in Puglia facciamo le cose buone. Sempre un venditore, una televendita. Facciamo le cose buone, la cucina è buona, le donne sono belle, anche questo spettacolo, grazie a Umberto, che è il nostro promotore qui in Puglia, faremo una cosa buona, veramente, venite a vedere questo spettacolo, che c'è tanto divertimento, tante belle donne e tanta
tanta, come si dice, romanticismo. Romanticismo, diciamo, c'è di tutto. Allora, per sognare, che non fa mai male, l'appuntamento venerdì e sabato al Palatour di Bitritto alle 21. Rimanete con me perché questo servizio potrebbe anche interessarvi. Il Salento si conferma location cinematografica d'eccellenza. Guardiamo cosa sta succedendo a Gallipoli. Vai!